Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di Bookness. Per me è veramente un grande piacere avere dall'altra parte un grande imprenditore, Tommaso Bordini. Ciao Tommaso, dici chi sei e di che cosa ti occupi? Ciao, grazie innanzitutto, sono Tommaso Bordini, mi occupo di efficienza energetica, il nostro gruppo fa parte del gruppo di Holcor, noi abbiamo negli ultimi anni più che raddoppiato il fatturato e stiamo lavorando benissimo all'interno delle PMI italiane. Allora, il tuo libro che vedete qua in sovraimpressione ha un titolo molto attraente, soprattutto di questi periodi, Intelligenza energetica. A prescindere quindi da quelli che sono i consumi personali nell'ambito dell'energia e delle necessità individuali, sia che tu gestisca una multinazionale o un monolocale, come prometti nel tuo libro, attraverso questo testo è possibile trovare delle informazioni che ti consentiranno di fare le scelte migliori da un punto di vista prima di tutto economico e da un punto di vista poi anche, definiamolo, progettuale. Ci spieghi meglio quella che è la grande promessa che il tuo libro ci sta dando? Beh, io in questi ultimi anni ho, diciamo così, lavorato attentamente in questo settore e ho avuto modo di verificare che i problemi del mondo dell'efficienza energetica partono dal basso, nel senso che gli imprenditori non conoscono le dinamiche di questo settore e quindi a volte commettono degli errori proprio a partire dalle scelte di qual è il trader a cui affidarsi per, diciamo, rifornirsi di energia, fino a poi errori anche magari di valutazione su come finanziare i propri investimenti nel settore delle rinnovabili. Quindi purtroppo abbiamo visto che poi sono errori che si pagano e io dico sempre che si pagano sempre, gli errori si pagano sempre più di quello che dovremmo pagare, quindi è un aspetto importante saper leggere dinamiche, saper capire come si sta evolvendo questo mercato e quindi le nostre scelte oggi sono, diciamo così, obbligate verso una direzione. Che o per fortuna o per sfortuna è quella della riqualificazione energetica. Sì, hai detto una cosa su cui bisogna assolutamente riflettere. Sbagliare oggi a volte ha delle conseguenze ben più pesanti di quelle che avremmo avuto magari qualche anno fa. E nel tuo libro tu spieghi esattamente come questi errori derivino dal fatto che uno abbia delle false credenze, no? Le hai chiamati dei falsi miti. E nel libro veramente ne sveli diversi. Ci puoi fare un esempio di quella che è una falsa credenza in questo mercato che sta facendo sbagliare con gravi conseguenze moltissime persone, moltissimi imprenditori? Beh, innanzitutto molti imprenditori ancora oggi pensano che possono riuscire ad avere diciamo, un potere contrattuale con i trader d'energia. Questo è una dinamica estremamente sbagliata perché fino a qualche anno fa i volumi di energia che uno prelevava dalla rete, diciamo, consentivano un certo margine di consentivano a chi si relazionava col trader di avere un potere contrattuale. Oggi purtroppo non è più così. Oggi purtroppo le imprese energivore sono un problema, mentre prima erano una risorsa. Quindi oggi pensare che abbiamo un potere contrattuale, siamo energivori, è un errore molto molto grave da non commettere. Ci sono quindi delle dinamiche che vanno valutate se sono diciamo influenzabili dalla nostra attività oppure no. Molto interessante. E ora una domanda: perché, e questo mi ha incuriosito, nel tuo libro sostieni che i rincari e le crisi non devono mai essere una sorpresa? Sì, è assolutamente vero. Era più che prevedibile che succedesse questo e vi spiego semplicemente perché.
Quando abbiamo approcciato il mondo delle energie nel 2009, con tutti i fondi investimenti, prevedevamo un rialzo del prezzo della corrente che era pari all'indice Istat di inflazione. Poi in realtà il mercato ha visto una dinamica completamente diversa. Perché? Perché tutto questo affannarsi a creare impianti ad energie rinnovabili, quindi fotovoltaici con incentivi pubblici, ha fatto sì che il prezzo dell'energia, anziché salire, scendesse. Però se la memoria scolastica non mi ha lasciato, è vero che nel breve periodo possono esserci dei momenti di, diciamo così, delle dinamiche diverse da quelle prevedibili statisticamente, ma nel medio o lungo periodo comunque le cose torneranno a bilanciarsi. Quindi che il trend del prezzo dell'energia facesse un balzo in avanti anche così importante era più perché prevedibile, perché era statisticamente prevedibile che il prezzo tornasse ai livelli che qualche anno fa stavamo già prevedendo con l'aumento dell'inflazione al 2,5%. Quindi il Covid e le dinamiche di guerra non hanno fatto altro che accelerare questo processo e farci arrivare dove siamo oggi. E non credo che le sorprese siano terminate, perché ritengo che avremo ancora un mercato, passami il termine, ballerino ancora per qualche mese fino a fine anno, per poi assestarci su un prezzo che secondo me sarà dai 13 ai 17 centesimi di euro, per kilowatt. Quindi ritengo che ancora ci sia qualche momento in cui potranno esserci dei sbalzi di mercato, purtroppo a favore e a sfavore delle imprese. Sì, nel tuo libro parli poi di concetti nuovi per gran parte degli imprenditori, come ad esempio il contratto consapevole, oppure il crowdfunding, oppure fa riferimento anche alla messa in sicurezza delle aziende. Ci spieghi meglio questi tre concetti che hai introdotto in particolar modo con il tuo servizio, sito web, azienda chiamata Valore Energia? Allora, noi abbiamo chiamato la nostra azienda Valore Energia proprio perché riteniamo che la nostra energia, sia quella che noi produciamo, che quella che noi consumiamo, sia un valore. Solo che, essendo molto banalmente per l'imprenditore l'energia un costo, non è consapevole del valore che ha in mano. Mentre se noi trasformiamo quel costo in un valore attivo, e quindi se noi andiamo a produrre energia, tutto cambia. Quindi ecco che nasce il concetto di messa in sicurezza della propria azienda. Cioè, se fino a oggi le dinamiche dell'energia erano abbastanza stabili, oggi il Covid e la guerra in Ucraina ha scardinato queste certezze. Quindi noi dobbiamo cogliere questa opportunità per, diciamo così, creare quella forza che ci consente di slegarci dalle dinamiche dei mercati energetici. Quindi produrre la propria energia oppure consumare meno energia significa mettere al riparo la propria azienda da dinamiche che noi non siamo in grado di governare, perché sono dinamiche di mercato. Quindi è vero che avere un impianto fotovoltaico significa di fatto bloccare il costo dell'energia, ma quel bloccare il costo diventa una dinamica gestibile da noi, mentre di qua siamo completamente in balia. Ci fai un esempio di una soluzione poco impattante, ma incredibilmente efficace? Oggi ci sono modalità di finanziamento molto semplici per le imprese. Certo, coloro che hanno attivato, che consumano energia o che hanno un bilancio poco consolidato,
hanno forse più difficoltà, ma imprese che esistono sul mercato da più di 2 anni oggi già possono tranquillamente finanziare i propri investimenti con il noleggio operativo, ad esempio, che consente alle imprese senza nessun acconto di sviluppare un progetto di un impianto fotovoltaico e abbattere buona parte dei propri consumi. Quindi questa è un esempio di una di un investimento di fatto a costo zero e che consente alle imprese di svincolarsi da buona parte dei propri consumi. Mediamente un'impresa riesce, diciamo, senza particolari sconvolgimenti ad abbattere circa il 55% dei propri consumi con un impianto fotovoltaico. Poi ci sono vari accorgimenti, si possono usare batterie, si possono adattare i cicli di produzione alla propria, diciamo così, a quelli che sono i propri impianti, però mediamente sono questi i numeri che girano all'interno di un'azienda. Un'ultima domanda, Tommaso, se posso, e te lo svelo, una consulenza personale. Anche per i privati, ad esempio, io sto costruendo una casa indipendente in bioedilizia. Che tipo di agevolazioni potrebbe avere una persona come me proprio nel momento in cui andrò a fare, no, un impianto fotovoltaico? Ci sono degli accorgimenti che potrei prendere diversamente da quello che alcuni miei fornitori, consulenti, in maniera tra virgolette classica potrebbero dirmi? Invece, in base alla tua esperienza, potrei in qualche maniera attingere a delle informazioni? Allora, la prima cosa che voglio dirti è che esistono degli strumenti agevolativi sia per privati che per aziende. Tra l'altro, uno dei nostri punti di forza è appunto quello di fare una pianificazione che consente al nostro cliente di non solo comprendere quali sono i benefici energetici in termini di costi, ma anche come abbattere i costi, il proprio investimento utilizzando strumenti di finanza agevolata. Fino a poco tempo fa esisteva lo sconto in fattura, credo che a brevissimo, nei prossimi giorni, il governo farà uscire, diciamo, la conversione in legge del decreto del 16 febbraio che aboliva lo sconto in fattura, reintroducendolo su gli investimenti in edilizia libera, quindi anche nello sviluppo di un impianto fotovoltaico. Probabilmente ci saranno anche i limiti in termini economici e anche sugli interventi di riqualificazione per le caldaie e gli infissi. E questo è uno strumento che tu puoi tranquillamente utilizzare. Quello che voglio dirti è che anche per le aziende oggi esistono degli strumenti. Non sono sicuro che all'interno di questo decreto ci sia ancora possibilità di fare lo sconto in fattura per alcune misure, però noi stiamo lavorando moltissimo con gli interventi di ecosisma, perché l'azienda ancora oggi ha la possibilità di detrarre in 5 anni un importo dall'80 all'85% degli investimenti fatti per la riqualificazione sismica e all'interno, diciamo, del contesto della riqualificazione energetica, quindi pannelli solari, infissi, caldaie, pompe di calore. E questo è uno strumento che molti utilizzano perché chiaramente riescono ad agevolare i propri investimenti facendo anche degli interventi sui capannoni industriali. Quindi anche tu potrai utilizzare nel tuo contesto questi strumenti, ritengo anche quello dello sconto in fattura, anche se per importi non eccessivamente elevati. Grazie per la consulenza. È sempre un piacere. Vedete qua in sovraimpressione il libro Intelligenza energetica per imprenditori, per privati, la guida definitiva per liberarsi dalla schiavitù degli aumenti energetici nell'era post-Covid. Non esiste in Italia un libro così pratico, mirato, attuale e utile
per gli scopi di cui oggi abbiamo parlato. Infatti, le domande che ti ho fatto non a caso sono tutte domande che ho tratto dai capitoli principali del tuo libro. E quindi tutto ciò di cui abbiamo parlato è completamente approfondito, divulgato, spiegato con esempi pratici e con una serie anche di casi studio di successo. Successo significa esattamente quello che dicevi prima: risparmio enorme, scelta più efficiente dal punto di vista energetico, implementativo all'interno del libro. Quindi, grazie anche a questi esempi, è possibile come poter immedesimare una soluzione di valore energia, ad esempio, all'interno del tuo contesto. Tommaso, ti ringrazio. Un'ultima domanda, se posso, e poi ti saluto. Come ti sei trovato con il nostro servizio Bookness? Io devo dire che voglio ringraziare te e tutto lo staff perché mi sono trovato molto bene. Peraltro vi ho consigliato anche a molti miei colleghi che mi hanno chiesto come era andata questa esperienza. Sto già pensando, diciamo così, al prossimo progetto. Ritengo che il libro sia uno strumento interessante a fini sia promozionali, ma anche per diffondere quello che abbiamo imparato, perché poi in realtà quello che gli imprenditori a volte non riflettono è che se tutto questo bagaglio poi noi lo teniamo per noi e non lo diffondiamo, abbiamo fatto, diciamo, non tutto quello che potevamo fare. Anche l'impresa ha una valenza sociale e etica, quindi è un modo non solo per, diciamo così, per moltiplicare i nostri investimenti, ma anche un modo per evolvere come persone. Grazie di cuore, ti mando un abbraccio, ci vediamo presto Un abbraccio a magari, che siamo tutti. vicini. Ciao! Grazie, ciao.